Ciao ragazze, oggi registro questo piccolo video vlog, perdonatemi innanzitutto per la voce, ma sono ancora influenzata, ho appunto la tosse, il raffreddore, pochissima voce, quindi mi rendo conto che la mia voce non sia molto piacevole da sentire, da ascoltare, però ci tenevo a registrare questo piccolo video vlog per aggiornarvi, per dirvi che sto bene, che tutto procede bene e che molto presto tornerò a farvi compagnia con i miei video. Ovviamente se questo vi fa piacere. Dunque, io sto per uscire di casa, sono all'incirca alle 11 del mattino e tra poco vado in un nuovo negozio acqua e sapone. Oggi c'è proprio l'inaugurazione di questo nuovo negozio nella mia città, quindi perché no andiamo a dare un'occhiata per vedere insomma com'è questo nuovo negozio. Quindi io adesso vi porterò con me e ci sentiamo appunto nel corso della giornata. Un bacione e a più tardi. Ciao! Bene, siamo arrivate, quindi adesso mi armo di pazienza perché sicuramente sarà strapieno di gente. Quindi mi armo di pazienza, di buste per la spesa ed entro subito nel negozio acqua e sapone e vediamo un pochino se c'è qualche offerta conveniente, insomma. Adesso vediamo un pochino e poi vi farò sapere che cosa ho comprato. Sicuramente devo comprare detersivi e quant'altro per mia madre, quindi più che altro la spesa sarà quella. Però vorrei vedere, insomma, se trovo anche un latte detergente bio o comunque con inci accettabile. Infatti vi ho chiesto consiglio anche su Instagram. A proposito, se non mi seguite su Instagram, vi lascio il nick, che poi è lo stesso del canale 91 Martina S, così se avete piacere potete seguirmi anche lì. E vi dicevo che sto cercando un nuovo latte detergente perché sto terminando quelli che ho in casa e pensavo di acquistare quello della linea Bio Bimby dei Provenzali, del quale ho sentito parlare davvero molto bene, quindi penso proprio che mi butterò su quello perché tra l'altro costa davvero pochissimo, sui 3,99 euro, che mi sembra un ottimo prezzo per un prodotto bio, per la qualità comunque del prodotto, che so essere molto buona, molto valida. Quindi la smetto di blatterare, anche perché sono nel parcheggio del negozio acqua e sapone e è strapieno di gente, ci sono tantissime macchine e ci sono anche diverse persone nelle auto, quindi non vorrei che mi scambiassero per una pazza, anche se ormai non ci sono dubbi. E nulla, io adesso scappo e ci vediamo dopo. Uff, bene, ce l'abbiamo fatta, sono sudatissima, non potete immaginare era strapieno di gente e ho fatto all'incirca mezz'ora di fila. Comunque alla fine non sono riuscita a vedere bene il negozio, anche perché, vi ripeto, c'era talmente tanta gente che era anche impossibile spostarsi tra le varie corsie. E comunque ho comprato qualche detersivo per mamma, come vi dicevo, e poi ho comprato il latte detergente biologico dei Provenzali Bio della linea Bimby, questo qui, del quale ho sentito parlare davvero molto bene. Sono 200 ml e l'ho pagato 3,99 euro, sì. Io sto terminando quello di Vrochet, quello della linea bio al miele muesli, con il quale, per carità, non mi sono lucidissima perché sto sudando, con il quale per carità non mi sono trovata male, però forse è troppo grasso per il mio tipo di pelle e quindi tende a generare, tra virgolette, sulla mia pelle delle imperfezioni o comunque dei piccoli pallini sotto pelle, delle piccole pustolette, brufoletti, quindi forse è troppo grasso per il mio tipo di pelle. E alla fine ho deciso di optare proprio per questo qui e spero di trovarmi bene. Piuttosto, se lo conoscete, già lo state utilizzando, l'avete utilizzato, fatemi sapere come vi siete trovate, perché io ho sentito solo recensioni positive per il momento, però anche voi fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate. Io sto davvero per morire di caldo, quindi direi che è il caso di stoppare qui. Non so se farò qualche altro giretto, altrimenti rientro a casa e quindi vi saluto direttamente lì. So benissimo che questo non sarà mai un Ho video deciso di portarvi con interessante. me, giusto per condividere un attimino questa mezza giornata e per farvi sapere, appunto, come dicevo prima, che sto bene, tutto a posto, mi sono laureata anche con il massimo dei voti e adesso, insomma, inizierà la salita, la ricerca per il lavoro, ovviamente, e quindi ci tenevo un pochino ad aggiornarvi.
E insomma, se avete anche delle richieste, magari per i video futuri, fatemelo sapere, lasciatemi qualche commentino qua sotto. Io sicuramente ho intenzione di fare il video dei prodotti finiti, il video dei promossi e bocciati, preferiti del momento, prodotti economici con buon inci. Quindi fatemi sapere se avete anche delle altre richieste particolari. Io scappo perché altrimenti mi sciolgo qui in diretta. Un bacione e a dopo. Ciao! Di dirvi che sicuramente vedrete anche un video haul romano nei prossimi giorni sul canale, nelle prossime settimane, perché sicuramente non l'ho detto qui su YouTube e nemmeno sulla pagina Facebook, solo su Instagram, ma sono stata 3 giorni a Roma, esattamente sono stata ospitata da Martina, ovvero Little Snake 90, ciao tesorino, e sicuramente vedrete anche questo video haul, anche alcuni regali che mi hanno fatto appunto Martina, Little Snake 90 e anche Eleonora, perché ho avuto anche il piacere di conoscere Eleonora, ovvero Eleonora Manni. E tra l'altro sono stata anche nella profumeria, bioprofumeria di Alessia, Effetto Bio, che ha un canale anche lei qui su YouTube, Le donne vengono da Marte. Ovviamente, come sempre, vi lascerò tutti i contatti, i link dei loro canali nell'info box e mi raccomando, andate a dare un'occhiata ai loro canali. È stata sicuramente un'esperienza diversa dal solito, un'esperienza particolare che sono davvero felicissima di aver fatto. Sono riuscita finalmente a conoscere di persona le mie, almeno 2 delle tante amichette che ho qui su YouTube, persone comunque con le quali io parlo molto spesso e anche molto volentieri, non solo di YouTube ma anche della vita privata, quindi sono stata felicissima di incontrarle e davvero sono delle ragazze speciali, secondo me. Magari qui su YouTube possono risultare anche un pochino più riservate ovviamente, ma poi nella vita reale, insomma, conoscendole dal vivo, le ho apprezzate ancora di più per quello che sono realmente nella vita di tutti i giorni, ecco, nella vita quotidiana. Quindi ci tenevo anche a dirvi questa cosa proprio per condividere con voi la mia felicità. Il viaggio è andato benissimo, sono stati 3 giorni davvero molto belli, sono passati anche troppo velocemente secondo me. Non lo so, è andato tutto per il meglio, tranne il rientro, perché alla fine sarei dovuta rientrare sabato notte alle 11, ma in realtà il volo è stato annullato, quindi potete immaginare il panico, il terrore. Però insomma, dopo 1000 peripezie, perché davvero 1000 peripezie, sono riuscita a rientrare a casa, perché tra l'altro la domenica era appunto Pasqua, quindi per fortuna sono riuscita a rientrare a casa giusto in tempo. Sono rientrata appunto domenica mattina intorno alle 9:30, alle 10 del mattino, e quindi alla fine si è risolto per il meglio, per fortuna. E quindi niente, ci tenevo anche a dirvi questa cosa, perché sicuramente vedrete un video haul in cui vi mostrerò le cosine che ho acquistato. Non sono tantissime, però insomma ci tengo a condividerle con voi. E nulla, altre novità non saprei. Come sapete, mi sono laureata all'incirca 2 settimane fa in infermieristica, per chi non lo sapesse, con il massimo dei voti, quindi 110 lode, che insomma mi ha reso davvero molto felice, molto orgogliosa di me stessa, devo dire la verità.
niente, passano cani molesti e nulla, quindi sono davvero felicissima. Adesso partirà sicuramente la ricerca per... aspettate un attimo che chiudiamo il finestrino, se no qui davvero la finiamo male perché mi fanno ricoverare da qualche parte. E niente, vi dicevo, sono davvero molto felice e molto orgogliosa di me stessa. Adesso mi sono già iscritta all'albo degli infermieri e inizierà insomma la ricerca del lavoro, la corsa al lavoro, che insomma di questi tempi non è affatto semplice. Spero comunque di aggiornarvi, se vi fa piacere, anche per quanto riguarda questa cosa. Spero presto con delle notizie positive. Mi vedete occhialuta, non so sinceramente se mi avete mai visto in questa versione, forse solo su Instagram. Comunque io sono miope per la cronaca e non mi andava di portare le lenti a contatto, quindi oggi mi vedete in versione occhialuta. E vi ripeto, spero di tornare prestissimo con tanti nuovi video, perché davvero ho una lista infinita di video da registrare e spero di farlo il più presto possibile. Sicuramente non appena sarò guarita completamente, non appena tornerà insomma la voce, non appena sparirà la tosse e il raffreddore, mi metterò nuovamente come ora davanti alla videocamera e registrerò nuovi video. Fatemi sapere ovviamente se vi fa piacere la mia ricomparsa, il mio sono tornata, quindi aspetto i vostri commenti, ecco, anche per eventuali domande o per eventuali video, qualche richiesta, insomma quello che volete. E nulla, io colgo l'occasione anche per salutarvi, perché adesso rientro a casa. Mi sono giusto fermata qui un pochino ad osservare il mare, perché davvero in queste belle giornate è un piacere e, insomma, sembra che il caldo sia arrivato, anche perché nei giorni scorsi c'era tempesta. Comunque speriamo che il caldo sia realmente arrivato, speriamo di poter andare presto al mare e nulla, io quindi vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, perché sicuramente non sarà stato uno dei più interessanti che ho registrato qui su YouTube e nulla, grazie ancora per tutto, anche per le nuove iscritte, perché ho notato che nonostante il periodo di assenza ci sono state tante nuove iscrizioni, anche alcune disiscrizioni, però insomma grazie alle benvenute, grazie alle persone che sono rimaste e che ci sono state appunto nonostante il periodo di assenza. La smetto di blatterare insomma e vi mando un bacio grande 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 grande. Ciao!